Ciao a tutti gli attori di Betteis.it, sono Michele e sono in compagnia di Ciao. Simone, Andrea, Gabriele. È il terzo giorno del Festival di Venezia, ma è il nostro secondo giorno. Gabriele e Andrea, da veri professionisti, sono qua dal primo giorno. Da veri professionisti noi applichiamo un po' qua. Esatto. Direi che si sta animando il festival oggi, forse. Oggi è venerdì, si anima il festival, come aveva detto Gabriele, il weekend è più intenso. Domani sarà... Guardando interiore l'animale, ho detto questa cosa. I weekend sono più vivaci, giustamente. Cosa abbiamo fatto? Iniziamo da ieri sera. Dunque, ieri sera siamo andati a vedere Stories We Tell, che è un documentario di Sarah Polley, che a me è piaciuto molto. Molto bello. Sì. Non so voi, adesso ne parliamo un attimo. L'ho trovato davvero un ottimo film, un'opera complessa, diciamo difficile da inserire solo nel genere documentario perché c'è dentro tanto. E, non so, a me piaceva già Sarah Polley da prima, dai tempi in cui recitava per Catherine Bigelow nel Mistero dell'acqua, e ho avuto un'ulteriore conferma del suo valore. È davvero un'autrice eccellente, direi. È qualcosa da dire. Tu ne hai No, è un documentario curiosissimo perché riflette sulla sua stessa natura, cioè nel documentario a un certo punto, per sapere che succede, si comincia a parlare del documentario stesso che stanno girando, cioè gli intervistati, la regista stessa comincia a fare delle considerazioni su quel che sta facendo, e questo poi porta anche dei cambiamenti nel film che non vi anticipiamo, ed è veramente un'opera anticonvenzionale, ti fa credere fino a tre quarti, ti fa credere di essere qualcosa e poi cambia tutte le carte in tavola. Era molto bello, eravamo in pochissimi, la sala era piccolissima, la sala era perché era la seconda proiezione. Era la seconda, però in sala era presente Sarah Polley, che è stata gentilissima, ha risposto a due o tre domande, molto carina, si è fatta una bellissima foto che l'ha messa proprio nella luce giusta, la luce giusta. Tristissima. Demolita. Bella ragazza, poverina. Vabbè. Dopodiché oggi abbiamo visto Bad 25, il film di Spike Lee su Michael Jackson. Un documentario molto più ordinario, se vogliamo, meno convincente, direi. Comunque una buona opera. Temevo che potesse essere un po' troppo una sviolinata nei confronti di Michael Jackson. Da un certo punto di vista la è, nel senso che parliamo, diciamo, soltanto dei suoi successi, delle cose positive, però secondo me, a parte alcuni momenti forse un po' troppo lacrima facile, non tende troppo in quella direzione, si intuisce anche la complessità che c'è dietro, i problemi di questo personaggio. A me tutto sommato è piaciuto. Anche perché il film non è su Michael Jackson, è su Bad. Quindi è importante tutta la costruzione del documentario, che è fatta seguendo le varie canzoni del mondo. E quindi partendo dal titolo di ogni canzone va a ricostruire come è nata la canzone, come è stato fatto il videoclip, che era importantissimo all'epoca, perché Michael Jackson è stato forse il più grande creatore di videoclip, intesi come idea che partiva già dalla canzone stessa. Mentre lui scriveva le canzoni già immaginava questo, vorrei fare così, vorrei trasmettere questo tipo di energia. E quindi, anzi, la grandezza a mio avviso del documentario, che è bellissimo, è proprio la capacità di partire da delle canzoni, da dei videoclip, un tipo di materia prima molto convenzionale, per raccontare tutto il genio che c'era in Michael Jackson, che andava al di là di Bad, e partiva anche da suoi problemi personali che andavano al di là di Bad, ma nonostante questo tu lo percepisci e lo godi come se fosse la somma di tutti i suoi lavori e la sintesi perfetta di tutta la sua vita. E effettivamente, anche per quanto convenzionale in maniera perfetta, cioè, non gli trovo un difetto, forse pure Gabriele. No, sì, la cosa forte è che evidentemente è un documentario che è stato commissionato perché adesso esce il disco Bad 25, cioè l'edizione del disco 25 anni dopo. Quindi era un'operazione promozionale dall'inizio alla fine, che non doveva altro che essere una giocatura di Michael Jackson che l'ha mandata a Spike Lee. E questa cosa chiaramente ha cambiato tutto, per cui hai un fan film, un documentario da fan, come Spike Lee, un vero fan, fatto da una persona che conosce il cinema a dei livelli mostruosi, per cui, come diceva giustamente Andrea,
c'è tantissimo video, ci sono tantissime parti sui videoclip di Michael Jackson usate per poi parlare della musica, quindi un film che ne esce una visione molto complessa della persona, così il musicista, ma tantissimo anche l'immagine, la costruzione dell'immagine, a un certo punto forse è uno dei momenti più, un po' più complessi, più interessanti, come lui cercava con le canzoni, con i video, di contrastare l'immagine che i video davano di lui, l'immagine diciamo la, di Waco Jacko, quello della persona strana, quindi cercava di fare alcuni videoclip dove era più macio, alcuni dove era più di metallaro, ovviamente avevo osato parecchio, un Michael Jackson metallaro, però cioè, veramente ne esce un documentario in cui c'è un amore per l'audiovisuale, inteso come qualcosa che va anche oltre il semplice film, che è fortissimo, e a me da parte quella di più è quella con Martin Scorsese. Sì, quella vabbè, sì, ci sono delle parti, ce ne sono delle parti divertentissime su Martin Scorsese, che era regista del videoclip di Bebbia. Bellissimo, cortometraggio, cioè, esatto, da un prima e un dopo, 12 minuti, sì, sì, una cosa lunghissima. Sì, si dice anche che Michael non li voleva chiamare videoclip, li voleva chiamare short films, molto divertente, ci sono dei bei personaggi, mi sono perplesso di fronte all'intervento di Justin Bieber. L'ingerenza della casa dell'etichetta musicale che ci deve mettere assolutamente qualcosa con Spender, ma poi Spike Lee lo rende fantastico, perché quel pezzo di Justin Bieber praticamente rifà il video di Michael Jackson, Just Stop Loving You, non sbaglio, cosa era un cortocircuito esilarante, la vita chiaramente, ma ti dà l'idea sia dell'influenza così potente da influenzare anche chi non c'entra nulla con Michael Jackson, sia del quanto sia forte la sua identità in uno che 100 generazioni dopo, anche in generazione. Anche se bisogna sempre ricordarsi che Justin Bieber può essere considerato adesso quello che ha Michael Jackson, almeno per la capacità di incidere sulle masse. Quindi anche il richiamo a Bieber fa capire quanto Jaco sia tuttora presente nell'ispirazione di personaggi che tuttora sono al centro dei media, di tante notizie. Quindi sì. Sì, è venduta, però è una cosa che ti fa capire quanto sia ancora attuale, quanto ancora l'onda lunga di quello che ha fatto si riflette sulla nostra società attuale in termini di musica e di videoclip. Sì, in realtà quello che dicevamo prima, che forse sì, l'unico aspetto che ha in comune con Bieber è l'aspetto del fanatismo, perché qui altro forse. Visto la complessità del personaggio di Michael. Però Bieber comunque è diventato famoso grazie a YouTube, Michael Jackson è diventato famoso grazie ai video, quindi c'è anche un discorso sull'immagine che richiede considerazione. Poi a livello di talento si viene un'altra. Ognuno faccia le sue considerazioni. Esatto. Oltre a questo, da Justin Bieber a Zac Efron. Idoli dei ragazzini. I principali festival internazionali, cioè Venezia, Cannes, ci vuole convincere che Zac Efron è un attore da film autoriale. Già l'abbiamo visto a Cannes, adesso sta qui a Venezia, con film poi paradossalmente simili quantomeno per l'ambientazione, cioè un certo tipo di provincia americana, di profondità degli Stati Uniti. Anche se questo è un film alla fine, non so, a me è piaciuto abbastanza, ma non lo trovo da festival. Invece tu sì, più, vero? Sì, ho trovato molto un po'. Da anni che il regista ha vinto tantissimi premi, è stato addirittura una volta una rassegna a Mora, ed era uno dei registi più attesi tra i registi indipendenti americani, per la prima volta che con un grosso budget alle spalle, con Dai Zac Efron, Dennis Quaid, eccetera, vuol dire che sicuramente c'è chi sta puntando su di te. E non sono neanche così negativo riguardo Zac Efron, che fa secondo me il suo, se avessimo avuto un altro attore qualsiasi non avremmo detto niente di negativo. Dove altro il fatto che si sia pompato tanto qualche anno fa Zac Efron fa sembrare sempre che la sua espressione sia sempre quella del cane che ha preso un po' di botte e rimane con i goccioli fuori. Sì, l'abbiamo visto anche uscire nella conferenza stampa. Secondo me tante persone hanno iniziato con dei film o dei serial non particolarmente originali o altri come ha fatto lui, però poi sono trasformati. Che mi attende che è il musico. Però lui non si è trasformato, infatti ha cambiato film, ha cambiato uomo di genere, ma non si è trasformato lui come attore, come visualizzato. È vero, lui ha ancora la faccia da film. Esatto, quando gioca a pallacanestro nel film, adesso comincia anche a ballare. Però è un bel film. Veramente un gran bel film, fatto trainato da Danny Squid, che fa una performance straordinaria. Tra i Paperboy? The Paperboy è veramente un film ricattatorio, stupido, perché c'è delle idee. Invece questo non ha delle idee. Va, io secondo me invece le ha molte, la verità di raccontare la provincia americana come veramente poche volte è stato fatto, con una famiglia veramente di cattivi, ma cattivi con cui ti cerca di far empatizzare, ma allo stesso tempo li condanna e allo stesso tempo li giustifica. Domani c'è
ristrettissimo di Master. Sì, lo vedremo domani mattina alle 9. Domani mattina alle 9 perché la proiezione è stata grande la sera, che è quella ufficiale, quindi non è il regista, è Sold Out, che avrebbe forse per un altro. Alle 9 del mattino. La cosa carina che è stata su The Master è che l'altro ieri ho intervistato la pandemia, cioè penso ci sia già l'intervista su Battista, e mi ha detto l'altro ieri, quando ho saputo che The Master sarebbe stato presentato qui, ho inviato un volo di 4 giorni perché lo voglio assolutamente vedere qui prima che esca. E un'altra cosa che anche oggi ho intervistato Ray Liotta, e mi ha detto il più grande regista, cioè il regista con cui più vorrei lavorare, penso così, buona parte degli attori di Hollywood adesso è Paul Thomas Anderson, è un po' il Kubrick di adesso, più di Malick. Volevo dire ora, prima di tutto ancora di vedere il film, quindi non sappiamo com'è, secondo me Thomas Anderson vince, a meno che non faccia schifo, perché ha giurato che non aspetta altro che di vedere qualcosa adesso, che lo posso dire è Matteo Garrone, e un presidente di Giulia Bertolana che anche è assolutamente grandissimo quanto riguarda San Anderson, che aspetta con molto fervore questo film, quindi direi che almeno qui veramente non ho detto un corso, non plane, non planifico, no, un po' da scientologi, è un disastro, no, finché ha veramente ottima possibilità di vincere già prima che lo vediamo. È un peccato che l'unica produzione 70 mm è tolista. No, la vediamo, vediamo. Ci saranno 3 proiezioni sostanzialmente, quelle almeno a cui abbiamo accesso a noi. È quella del mattino, quella subito dopo alle 11 e quella la sera sarà grande. La prima e l'ultima saranno in 70 minuti, la seconda no perché non fanno in tempo a spostare il proiettore, quindi se lo, chi viene alle 9 lo vedrà. E dicono che sia stato il film a sorpresa, sia stato annunciato qualche giorno dopo perché Anderson ha dovuto convincere la mostra a fare le 370 mm. E per questo perché non sono stati sicuri che avrebbero potuto proiettarlo così, ma è stato dato il film. E questa arriva solo qualche giorno dopo. La conferma che The Master avrebbe fatto parte del film. Tra l'altro mi sembra che oltre ad essere più atteso dai giurati sia più atteso anche dal pubblico, da quanto sentivo in giro. Anche io personalmente è il film che attendo di più. Io volevo vedere Kate Hudson. Tutto questo in questa stanza è entrato Abel Ferrara. Dietro c'era Abel Ferrara. Noi siamo dei contatti. Chiediamogli di registrare. Con una maglietta viola, carota del nonno, una giacca bianca elegante e mattoni marroni. Un lamento di colori meraviglioso. Però è più pensato di noi, anche sicuramente. Sì, ma minimamente pensato di noi. Molto. Beh, detto questo, ci aggiorniamo domani pomeriggio con un altro videoblog, da qua è tutto. Ciao! Ciao, la linea è lo studio. Ciao!